¿Cuándo te diste cuenta que era un jugador distinto, uno de esos jugadores que marcan una época? Gamper contra la Juve fue el partido que abrió un poco los ojos a todo el mundo. Prosegue con un amichevole che è giusto definire di lusso. In uno degli stadi più belli del mondo, il Camp Nou, c'è la sfida tra i campioni di Spagna e i campioni d'Italia, Barcellona-Juventus, che giocano per il trofeo Gamper, giunto alla 40ª edizione, un trofeo intitolato al fondatore del Barcellona. Una serata speciale per i campioni di Spagna, hanno un po' tutta la struttura portante della squadra e è atteso a giorni anche l'annuncio del prolungamento del contratto con Ronaldinho, si potrebbe arrivare addirittura fino al 2014 per quello che Puyol, poi Larsson, Iniesta, Messi lanciato da Iniesta dentro l'area, cercano di bloccarlo Cannavaro e Pessotto, numero da parte di Messi, traversone nell'area piccola e Messi ha già fatto vedere un numero di alta scuola. E qui ci si trova di fronte a un talento assoluto. Talento certo, sicura prospettiva, classe, abbiamo potuto vedere la fantasia, come va il dribbling, è arrivato sul fondo, ha messo una palla invitante, non è riuscito a chiudere Larsson, però questo ragazzo impressiona per quelli che sono i suoi numeri. Finta per proporre subito il traversone, cercava l'assist per Larsson che era leggermente all'indietro. Chiellini su quella di centrocampo, Messi rapidissimo, riesce anche ad evitare Cannavaro, va giù, aspetta lo sviluppo dell'azione l'arbitro e poi fischia la punizione. Sveltissimo Leo Messi, è un gioco di gambe, rapidità, agilità sul breve e fa bene Capello sulla fascia sinistra a contrastarlo con le indecisioni degli avversari, che però dalla tre quarti in avanti sono pericolosi. Piero lo asseconda, non stanno dando grandi riferimenti ai difensori del Barça e fanno molto bene. Iniesta, Van Bommel, immediata l'apertura per Messi, partito in posizione regolare, Messi contro Messi, c'è Pessotto, Messi, finta, non lo fa entrare però Pessotto, che poi fa valere il suo mestiere. E scatta il raddoppio di marcatura, bravissimo Chiellini a chiudere, a dare una mano a Pessotto, però abbiamo potuto ai trequartisti del Barcellona di palleggiare molto, c'è sempre pressing sul portatore, ci sono sistematici raddoppi e la difesa è sempre coperta. Per abitudine, per schemi di gioco, i giocatori del Barcellona nel tridente. Ronaldinho per Messi! Retropassaggio, arriva Gianni Chedda ed è rimessa laterale. Ancora una volta insidiosissimo, è un ragazzino che sa sempre trovare la superiorità numerica perché è bravissimo a puntare l'uomo. Molto corti, molto vicini tra i reparti, giocatori bianconeri, si raddoppiano sempre e i giocatori del Barça fanno fatica a trovare spazio negli ultimi metri di campo. E c'è il cartellino giallo per Zebina dopo questa accelerazione da parte di Messi, che sta dando spettacolo al Camp Nou, sì, ora partito da sinistra. Degli attaccanti è quello più lucido, perché Ronaldinho si sta dedicando più ai rifornimenti, alle verticalizzazioni da dietro che alla fase offensiva. Sono poi Iniesta, Ronaldinho, Zebina a proteggere la rimessa da fondo campo in favore della Juventus, attaccato Zebina da Messi. Zebina, voleva il gioco pericoloso Messi, però con facilità ha avuto la meglio Oleguera. Poi l'intervento su Messi da parte di Gianni Chedda, cartellino giallo anche per lui, terzo ammonito nella Juventus dopo Zebina e Del Piero. E questa decisione non fa una grinza, ci sta tutto il cartellino perché era in netto ritardo, però questo giocatore quando riesce a frullare le gambe diventa difficilmente contenibile perché punta l'uomo come in questo caso e quindi è inevitabile fargli fallo. Il migliore al mondo a livello giovanile. No, perché è un giocatore che ha una rapidità di passo e di gambe impressionante, quindi devi... Quasi accompagnato da Marquez e poi Messi ha tentato in scivolata l'aggancio proprio al limite dell'area. È stato bravo, segna. La squadra che appare in difficoltà contro la organizzazione del team di Capello. Ora finezza di Ronaldinho per Van Bommel, che viene visto in un fuorigioco che a me lascia perplesso. Interscambiare le posizioni, Blasi va in fascia sinistra insieme a Balzaretti a dare quindi assistenza
nella spettacolo anche in questa seconda frazione di gioco, peraltro a beneficio di quanti soltanto adesso si fossero messi all'ascolto la visione di Rai 1 per questa differita dal Camp Nou di... il Barcellona imposta. E attenzione adesso Messi cede a Van Bommel ed ecco Messi, Mancino, Van Bommel prova la conclusione e avviati Mutu, ancora Balzaretti, Messi gli porta via la palla e poi c'è la trattenuta da parte di Balzaretti, Messi è andato via, anche a Vieira, si ferma Messi, poi il colpo di testa di Cannavaro, Messi che di nuovo porta via la palla a Vieira che poi in scivolata interviene. È un frullino che ha dei ritmi frenetici, quando punta l'uomo riesce a giocare sullo stretto, ha un cambio passo devastante e per fortuna della Juventus Vieira è un giocatore esperto, ha trovato il tempo dell'intervento, in scivolata gli ha portato via la palla, però a mio avviso in questa serata è il migliore assolutamente del Barcellona. Posizione aver essere riuscito comunque a mettere il piede sul tentativo di Messi alla fine. E poi anche un incoraggiamento per Mutu e intanto Vieira. Questo è un brutto intervento. Su Messi ed esce fuori. Cartellino giallo. È un brutto intervento che in una posizione in influente del campo poteva anche essere evitato visto che il giocatore aveva raddoppio di marcatura. Messi. Deco, Messi fermato, tornato da Del Piero, Messi prova la conclusione, poi Vieira rimessa laterale dall'altra parte, adesso cresce la pressione molto vicino, perché secondo me sono due giocatori dalle capacità straordinarie che sanno completarsi. Intanto Messi, il lancio per Iniesta, partito in posizione regolare, la grande chance per il Barcellona, Iniesta, palla in rete ed è il pareggio del Barcellona. Coperta sul settore di destra la difesa della Juventus, 21 minuti e 20 secondi e il Barcellona pareggia dopo il rigore di Del Piero, la rete di Iniesta che aveva segnato anche nel Gamper dell'anno scorso al Milan. Storia del Barcellona per 2-1 l'anno scorso. È stata un'improvvisazione di capovolgimento di fronte, la difesa della Juventus era mal posizionata ed aperta, non c'era la necessaria pressione sul portatore di palla, verticalizzazione immediata, Iniesta solo, fuori gioco ma riuscito, uno contro uno con Abbiati, nessun problema a depositare la palla in rete. Ed entrerà adesso Eto'o con una situazione cambiata, guardate come viene sbagliato il movimento, ha sbagliato il movimento Pessotto totalmente, ma non solo. Iniesta controlla tutto con il destro. Ha segnato un po' anche la qualità, non dimentichiamo, è giusto ribadirlo, che se cinque giocatori regalati a livello di nazionali come Emerson, Buffon, Thuram, Zambrotta e Nedved, voglio dire, sono giocatori troppo importanti. Dunque una gara tutta da seguire in questa telecronaca differita, poi una conclusione strepitosa di Van Bronckhorst dalla tre quarti addirittura e in tre minuti il Barcellona ribalta la situazione. Giovanni Van Bronckhorst, che un possibile cambio da qui a qualche minuto, preme ancora il Barcellona nella mentalità naturalmente del club, con grande facilità il Barcellona Sandriani recupera palla, recupera con facilità palla e soprattutto trova sempre dei riferimenti nel settore offensivo che nel primo tempo non aveva. Eto'o gioca stabilmente sulla fascia sinistra, Larsson però gioca centravanti. Deco per Messi, ancora Deco, intervento su Deco, poi Messi, Blasi non molla e prova la soluzione Messi, insidioso questo tiro, la palla non prende il giro che voleva l'argentino, infatti lui intendeva dare l'effetto alla palla col piede sinistro, col suo piede preferito, invece colpito di collo pieno, la palla è andata via. Barcellona ha ribaltato la situazione nel secondo tempo, si batte Vieira, un trofeo che la Juventus vuole vincere, lo vuole vincere anche Capello che da allenatore non ha mai vinto. Deco, preciso il lancio per Messi, Van Bommel quasi trova la palla sui piedi, non è assegnato ai calci di rigore. Messi, poi Belletti, Messi numero in area, ancora insiste Messi, Abbiati,
che ha intuito le intenzioni di Messi, che voleva l'assist dalla linea di fondo campo, è arrivato proprio sul fondo, è stato bravissimo Abbiate a chiudere la traiettoria. Ricordiamolo che Messi è dell'87, migliore nel mondiale under 20. Ancora Messi, sbaglia adesso l'apertura per Eto'o, chiusura di Pessotto, poi Marquez, Messi, Deco, Edmilson, Marquez, la circolazione della palla da parte del Barcellona. A destra c'è Messi, riceve, è Mancino, controlla, prova il tiro, deviazione, calcio d'angolo. È difficile prendere le contrarie a questo talento argentino di Santa Fe. E si stanno arrabbiando i giocatori della Juventus perché con un giocatore a terra il Barcellona ha proseguito l'azione. Le scuse di Frankie Rijkaard a capello. Hai fatto bene a sottolinearlo, Marino. Eto'o scarica per Marquez, arriva Messi, tiro fondamentale, l'opposizione di Balzaretti, tra l'altro uno dei giocatori più tecnici. Rijkaard evidentemente rinuncia a Messi per i tiri dal dischetto, è standing ovation, concedergli però la standing ovation, è stato bravissimo ed è tutto per lui. Il Camp Nou è un ragazzo dell'87, il miglior giocatore del mondiale under 20, e il pubblico del Camp Nou tributa davvero un'ovazione, risponde con un applauso Messi. Ed è andato in campo Juli. Lo che ha fatto stanotte ha sido impressionante, ha dimostrato tutto il suo talento e contro un equipo che ha giocato veramente per ganare, la Juve, e hanno commesso molte falte per pararlo, a dare un gran assistenza a Andres Iniesta. Io credo che non ho mai visto un giocatore con tanta qualità per l'età che tiene, con personalità, velocità, tiene tutto, mi encantò. Hay que proteger un talento así, ¿no? Esta noche ha sido fenomenal. Ha sido un placer para la gente para verlo en campo.